Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi siamo qui per provare le Choco Butter di Prozis. Mi avete detto, anche se già le provate, comunque le ho provate 2-3 anni fa, riprovacele e faccio la recensione, così io poi vi faccio anche la cartella con tutti i video proprio inerenti a Prozis, così che andate e mirate. Ovviamente ho ordinato anche una cosa, ho fatto un ordine da Prozis, quindi sicuramente in questo fine settimana vedrete già l'unboxing. Poi comunque a seguire ci saranno anche i video per quanto riguarda i pancake delle farine d'avena, per quanto riguarda le farine, quelle lì salate, quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Proprio cioccolato bianco, Choco Butter, ovviamente parliamo di una crema spalmabile proteica al 28% di whey all'interno. I valori, il vasetto è di plastica, è da 200 grammi, i valori aspettate che ve li dico. 100 grammi ha 538 calorie, grassi 40 grammi, di cui carboidrati 33 grammi, zucchero 6,8, polioli 26 grammi e proteine 22 grammi. Quindi andiamola a vedere nel dettaglio. Mi sembra che io non mi ho provato di questa linea proprio cioccolato bianco, proprio perché ho sempre preso i gusti più particolari, ad esempio come biscotto, che è il mio preferito. Assaggiamo. Marò che ricordi, queste mi sono sempre piaciute. Allora, si sente proprio cioccolato bianco sciolto, avete presente? Sciogliete una tavoletta Galak di cioccolato bianco e ve la mangiate uguale, allo stesso sapore, veramente super super buona e consigliata cioccolato bianco. A questo punto, visto che abbiamo iniziato un po' dal classico cioccolato bianco, proviamo Nut Choc, quindi nocciola, sempre Choco Butter, più whey protein, quindi una crema spalmabile proteica. I valori siamo quasi lì, quindi è inutile che ve li ridico. Consistenza è bellissima, è proprio bella cremosa. Ovviamente non ci resta che assaggiare. Nocciola proprio. Vedete che io sono team cioccolato bianco. Però ovviamente anche questa è molto buona, se stai cercando una crema alle nocciole, questa è molto consigliata. Choco Butter, cioccolato bianco e cocco. Ho detto già tutto. Ovviamente qui ci sono i pezzi di cocco, tipo le scaglie, assaggiamo. Così con la testa, ma no perché non sia buona, perché è semplicemente wow. Questa la finirò per fine giugno, già non ci sarà più, lo so, mi conosco bene. Questa la sera, questa è sempre stata una di quelle creme, ricordo, anche proprio ritorno proprio indietro, a volte la sera avevo voglia di dolce, proprio due cucchiaini di questi prima di andarmi a dormire. Mamma mia, che buona, che ricordi. Quindi non ci resta che assaggiare l'ultima, che sarebbe Bon Bon, sì, Bon Bon. Quindi all'interno suppongo che ci siano proprio i pezzi. Questa è l'unica che non ricordo, lo sapete, l'ho provata sicuramente, però è l'unica che non ricordo bene bene bene. Mamma mia, raga, mi ricorda tantissimo il Ferrero Rocher. Assaggiamo, all'interno ci sono tutti i pezzi. Mamma mia. Beh, che dire,
Sono tutte e quattro fantastiche, anche se si dà la ricerca di gusti più particolari, io vi consiglio cioccolato bianco e cocco oppure bonbon, buonissime. Se invece state cercando dei gusti molto particolari, allora vi consiglio cioccolato bianco e Nut Choc. Però devo dire che tutte e quattro sono molto buone, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!